E a proposito di ripartenze, adesso ci occupiamo dei cinema, siamo all'interno del Multiplex Arca di Spoltore, trovo in collegamento in diretta Paolo Renzetti che è compagnia di due ospiti, uno dei quali è stato anche nella sua vita precedente un volto di questa televisione, Tony Zitella oggi invece. Si occupa di altro, appunto è presidente dell'ANEC, l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema Abruzzo, e poi c'è Fabrizio Iezzi che è il titolare appunto del Multiplex che ci ospita. Linea a te, Paolo. Grazie, grazie Alfredo, un saluto a te ai nostri telespettatori, hai già presentato i nostri due graditi ospiti, ovviamente per convenzione perché oltre a essere un collega ci conosciamo da tanti anni, con Tony Zitella ci daremo nel corso di questo collegamento, lui mi ha autorizzato del tu, ci daremo del tu anche con Fabrizio Iezzi che ringraziamo per averci ospitato perché dal 15 di giugno hanno riaperto i cinema nel nostro paese, ma è il caso di dire, Tony, che le sale cinematografiche della nostra regione sono ancora chiuse. Assolutamente sì, in tutto l'Abruzzo al momento era possibile appunto dal 15 scorso riaprire, in realtà nessuno ha riaperto al chiuso. Ci si sta organizzando per il cinema all'aperto, le cosiddette arene. Ieri ha iniziato Teramo in tal senso, poi ci saranno altre piazze, una anche qui, poi lo dirà magari Fabrizio Iezzi per quanto concerne l'Arca di Spoltore, poi ci sarà Lanciano, ci sarà un'arena a Vasto, a Sulmona Corfinio e appunto Teramo invece è già partita. Tony Zitella, i cinema dal 15 possono tornare a lavorare, però ci sono delle problematiche, soprattutto storicamente in Italia in questo periodo si va molto poco al cinema rispetto anche ad altri paesi europei dove c'è un calo fisiologico nel periodo estivo, però si continua ad andare al cinema in buon numero. Nel nostro paese invece in Italia c'è questa consuetudine. Sì, in una nazione che oserei dire quantomeno è una delle patrie storiche del cinema, c'è questo difetto di percezione da parte della gente. In realtà tutte le sale sono refrigerate, sono comode e in questo periodo, occorre dirlo, sono estremamente sicure perché abbiamo dovuto lottare sui protocolli con le varie autorità sanitarie, politiche nazionali, eccetera, ed è uno dei motivi per cui abbiamo anche un po' ritardato le aperture perché di fatto solo pochi giorni fa abbiamo avuto l'ufficialità per quanto concerne il protocollo. Si potrà venire al cinema in tutta sicurezza, perché è nostro interesse fare i vostri interessi e abbiamo la possibilità peraltro di far sì che gli spettatori possano godersi il film senza la mascherina, si va con la mascherina come nei ristoranti, come nei bar, nella propria poltroncina con la mascherina, poi la si toglie e lo si vede il film, i bar sono aperti, insomma, pian piano ci rimettiamo in moto e crediamo che tra qualche settimana, diciamo, a partire da luglio si ricomincerà a mettersi in moto anche al chiuso. Io vorrei coinvolgere Fabrizio Iezzi, ovviamente anche per entrare un po' più nel concreto. Grazie ancora per aver accolto il nostro invito. Si riparte con oggettive difficoltà, ma io farei un passo indietro. Che cosa è successo in questi 3 mesi? Perché c'è stato un danno economico notevole per voi, titolari delle sale cinematografiche. Vabbè, come tutti siamo stati chiusi e conseguentemente dal 10 marzo nessuna entrata, ma ovviamente anche tante uscite che ci sono state, perché comunque le spese di manutenzione, di corrente, che ci sono anche quando sei chiuso, le spese dei fornitori, quindi è chiaro che il momento è stato difficile. Però, dai, guardiamo anche al futuro e guardiamo al positivo. Sostanzialmente possiamo riaprire, come diceva Tony, vogliamo riaprire quando ci sarà anche un prodotto valido. Noi partiremo ai primi di luglio con l'arena qui all'Arca, grazie anche al grande aiuto e al grande sforzo di tutto il centro commerciale che si è impegnato per aiutarci e farci fare l'arena qui, e probabilmente nella seconda metà di luglio riapriremo anche il cinema al chiuso. Prima di coinvolgere Alfredo Primante da studio, per delle domande e delle considerazioni, il messaggio che oggi, volete lanciare è molto semplice, si riparte, si riaprono le sale cinematografiche, si potrà andare al cinema in massima sicurezza.
Assolutamente sì, ci sono dei protocolli sanitari, il cinema è un luogo sicuro, anche molto più sicuro di altri, perché se ci pensate tu al cinema sei seduto, non avrai nessuno di lato se non i tuoi familiari o quelli che vivono con te, hai un metro rispetto a quelli che ti sono davanti, hai molta altezza sulla testa, quindi è un luogo chiuso che però ha quasi le caratteristiche di un luogo all'aperto, è assolutamente sicuro per tutti. Alfredo, a te la linea. Sì, ecco, chiaramente abbiamo parlato di sicurezza, abbiamo un po' accennato anche a come si andrà al cinema, che sicuramente sarà una modalità un pochettino diversa da quella a cui siamo abituati. La mia domanda invece è, per quanto riguarda il prossimo futuro, se doveste chiedere qualcosa alle istituzioni, agli enti, insomma, che cosa chiedereste per poter proseguire la vostra attività e per poter guardare all'autunno e inverno in maniera così più serena rispetto ad oggi? Noi abbiamo chiesto oltre un mese fa un incontro con la Regione Abruzzo, al momento non abbiamo avuto ancora risposta, ma noi siamo fiduciosi che prima o poi questa risposta ci sarà, per avere un incontro, perché possiamo ragionare su quelli che potrebbero essere gli aiuti da parte della Regione Abruzzo, ma non solo discorsi economici finanziari, perché potrebbero esserci anche situazioni che possano stimolare le persone a venire al cinema, magari con dei voucher o cose di questo genere. Quindi l'importante è mettersi intorno ad un tavolo e poi ragionare. Noi che ci lavoriamo quotidianamente per 365 giorni all'anno, poter mettere sul tavolo i nostri problemi, le nostre proposte e magari dalla politica con qualche dritta che potrebbe venire appunto da loro. Sicuramente Tony avrà il polso della situazione anche rispetto alle altre regioni. Ci sono degli scostamenti fra l'Abruzzo e le altre regioni oppure si è più o meno tutti sulla stessa barca? Assolutamente sulla stessa barca, nel senso che al momento hanno riaperto pochissime strutture a livello nazionale, sono peraltro grandi centri cinematografici tipo Milano, Roma, insomma anche di grandi centri, quindi sono pochissime sale che hanno riaperto, il resto appunto sono ancora in attesa, insomma aspettano, anche perché come diceva prima Fabrizio c'è il discorso dei film che mancano. È chiaro che in questo momento i produttori, i distributori non è che sono entusiasti della possibilità di poter dare ora determinati film e quindi anche loro sono un po' in attesa, però già questa situazione fra qualche settimana, per luglio, metà, fine luglio già si riprenderà, poi sperando che sia un circolo virtuoso, il tutto riprenderà come prima, perché ripeto, c'è la massima sicurezza perché è un nostro interesse innanzitutto e perché è un po' come andare al momento al ristorante o al bar, insomma, quindi non ci sono particolari problemi, gli spazi sono ampi, quindi tutto è possibile per tornare di nuovo a sognare col grande schermo. Paolo, se vuoi concludere questo collegamento. Sì, chiudere il collegamento riascoltando anche Fabrizio Iezzi. Giustamente dicevi, Fabrizio, dobbiamo guardare anche a quello che è il futuro, perché bisogna ripartire, lo si farà in sicurezza. State già pensando, tu hai parlato anche di questa iniziativa dell'Arena qui a Spoltore, ad altre iniziative anche per l'autunno, per l'inverno, per incentivare ancora di più diciamo, la presenza di persone all'interno delle vostre sale? Sicuramente sì, e ti dico anche che ci saranno delle iniziative a livello nazionale, sicuramente ci sarà una nuova festa del cinema, non sappiamo se a settembre o ottobre, quindi ci sarà un periodo di giorni in cui si andrà al cinema a un prezzo scontato e poi stiamo organizzando tutti insieme una bella campagna di rilancio e di ripartenza per il settore. Dobbiamo stare sicuri, dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo avere i film giusti da proporre al pubblico, perché è nostro dovere avere un'offerta di livello, e ripartiremo sicuramente con un buon ritmo. Io ringrazio dunque Fabrizio Iezzi, titolare del cinema Multiplex Arca, da cui vi abbiamo proposto questo collegamento. Grazie ovviamente a Tony Zitella, presidente grazie regionale dell'ANEC. Grazie a tutti voi, un saluto alla famiglia di TV6. Associazione grazie. Nazionale Esercenti Cinematografici, grazie ancora Tony, grazie a Fabrizio Iezzi, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Spoltore è tutto, linea allo studio.